La vita di una persona stomizzata non è legata esclusivamente alla gestione dell'astomia in sé. Esistono elementi che possono sicuramente aiutare a vivere meglio e ad aumentare la qualità di vita delle persone. Uno di questi elementi è sicuramente l'alimentazione. Alimentarsi in maniera corretta per una persona stomizzata è una pratica importante. È quindi importante imparare a conoscere gli alimenti, sapere cosa può far bene o cosa può far meno bene. E anche se non esistono regole rigide, è bene seguire un regime alimentare che consenta una gestione serena della situazione. I webinar promossi dalla B Braun con il patrocinio della FAIS sono un momento di conoscenza e di informazione che possono sicuramente aiutare a conoscere meglio l'alimentazione anche in aspetti meno conosciuti e imparare tecniche di preparazione che possono aiutare a non rinunciare a cibi che prima si mangiavano tranquillamente, che si pensavano potessero dare dei fastidi, è sicuramente un aspetto importante per la persona perché in questo modo non si sente escluso magari in momenti di socialità. I tre webinar sull'alimentazione saranno un momento di informazione e di cultura alimentare e saranno anche di spunto per nuove soluzioni in cucina per le persone stomizzate e incontinenti, ma anche per i caregiver. Grazie quindi alla professionalità e all'esperienza della dottoressa Anna Villarini e dello chef Silver Succi.